Io sono tra le persone che hanno seguito l'iter di questa legge in tutti quanti questi anni. E due piccole note, si parla tanto di giovani, a me interessa anche capire che qual è il secondo passo. Cioè, dopo che un giovane ha vinto un premio, due premi alla coreografia, tre premi alla coreografia, comincia ad essere invitato in piattaforme internazionali, che cosa succede? Va a finire che si deve costituire la sua compagnia e entrare, per quanto riguarda la danza, l'80% delle compagnie finanziate non superano gli 80.000 euro per vivere e fare 30 spettacoli in un anno, non potendo pagare neanche i propri danzatori? Qual è il secondo passo? Benissimo, attenzione giovani, benissimo dare attenzione ai giovani, ma attenzione, diamo modo di accompagnarli nel loro cammino fino a diventare grandi e famosi, non ce lo dimentichiamo. E non ci dimentichiamo il ministro Ornaio, che è la terza volta che me lo sente dire, è un'urgenza il problema di disoccupazione. È veramente per noi una grande urgenza, sono ragazzi soprattutto, ma non solo, lavoratori dello spettacolo, che devono avere gli stessi diritti degli altri lavoratori, cioè non è che devono ottenere la disoccupazione, vuol dire che hanno lavorato, vuol dire che le imprese hanno versato contributi, perché devono essere trattate in modo diverso, l'ha detto giustamente Emilio, per un decreto regio del 39 e un regolamento del 29, insomma veramente è assolutamente ridicolo. Un'altra precisazione riguarda il settore della danza, io ho seguito appunto la legge e mi dispiace vedere stralciato, e questo vi chiedo ai relatori della legge perché, il provvedimento che equipara il regime fiscale per le scuole di danza alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. È un problema che probabilmente voi non conoscete, riguarda però una cosa come 20.000 scuole di danza, 50.000 insegnanti di danza che oggi sono costretti per vivere e reggere la concorrenza a trasformarsi in società e associazioni sportive e dilettantistiche e promuovere lo sport della danza sportiva italiana. Permettetemi, la danza non è uno sport, è un'arte. Il fine ultimo non sono le Olimpiadi, diamo dignità, perché questa legge dà dignità. Io voglio dignità e chiedo dignità per le tante scuole italiane che hanno una funzione sociale, educativa fortissima proprio, e sono la base. Come possiamo portare questi giovani al teatro? Fare quelle opere, cioè è inutile andare nelle scuole, noi abbiamo le scuole di danza, sono bambini che vogliono studiare danza, sono quelli che proprio dicono fateci andare a teatro, e che cosa gli facciamo? Li facciamo andare nei palazzetti dello sport a fare le gare? Questo oltretutto rischia di inficiare un altro provvedimento fondamentale per questa legge, che è quello che regolamenta l'insegnamento della danza in Italia, perché si rischia a questo punto che a dare i patentini, perché io li chiamo così, per l'insegnamento della danza sia il CONI. Abbiate pazienza, la danza classica, la danza contemporanea non è il CONI. Vi prego, vi prego.